Love is free. Sono qui per dire che bisogna rispettare la laicità dello Stato, bisogna rispettare anche il pensiero della gente. Basta con questo potere, non solo un potere mistificato da religioni, ma anche il potere maschilista sulle persone. Sono 20 anni che sto cercando di aiutare tutti quanti noi cittadini ad aprire gli occhi su un vuoto politico enorme che oggi è occupato purtroppo soltanto dalla teocrazia, è occupato dalle gerarchie vaticane. Continuiamo a cadere nella trappola del preservativo e a pensare che il motivo per cui la Chiesa dice no al preservativo è un fatto legato alla sessualità. La verità è l'economia. La verità sono le industrie farmaceutiche. Ricordiamoci che ci sono tantissime denunce delle sperimentazioni che fanno le industrie farmaceutiche sui bambini africani. Non conviene a nessuno che ci siano meno sieropositivi nel mondo. Cominciamo ad aprire gli occhi, cominciamo a capire che servono i sieropositivi e soprattutto servono i sieropositivi delle nazioni povere, perché una madre povera, un bambino che non ha niente, per avere un farmaco è pronta a dare qualunque cosa. Questa è la verità e questa è la vergogna per me, personalmente, essere umano, è la vergogna che si porta dietro chi, come dire, si veste di umanità.